Cari disperate e cari disperati, la versione ufficiale di quello che io e Angela Merkel ci siamo detti nel nostro ultimo incontro è stato interpretato come il fatto che i 5 Stelle stanno calando nei consensi, mentre Salvini sta salendo sempre di più. E quindi avrei chiesto alla cancelliera Merkel di quali temi parlare in campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee. In realtà le cose stanno diversamente. Alla Merkel non sono più inquadrato. Che sta succedendo? Ah, ecco, adesso sono di nuovo in onda. Stavo dicendo, la realtà delle cose, le cose stanno diversamente. Ho chiesto alla Merkel chiarimenti sulla sua presunta relazione con Sergio Mattarella, visto che nell'ambiente sappiamo tutti che Sergio ha preso una cotta per la cancelliera tedesca e ha tradito la moglie. Per le pratiche di divorzio ci sono io come avvocato, pronto ad assistere Sergio, ma sua moglie mi ha mandato in avanscoperta per scoprire se anche la Merkel prova qualcosa per il nostro Presidente della Repubblica. La cancelliera mi ha detto che di Mattarella non gradisce i capelli bianchi e le ciglia bianche. Un buon shampoo colorato farebbe miracoli. Lei ha sempre preferito il modello italiano, baffo nero, spaghetti e mandolino, per citare Paolo Villaggio. Quindi credo che abbia preso una cotta per il sottoscritto. Ne dovrò parlare con mia moglie. Anche perché, secondo la Merkel, Mattarella è un uomo senza collo, mentre il mio è ben evidente. È lei che mi ha confessato che le piace dare bacetti sul collo al suo uomo ideale. Ecco, di nuovo non sono inquadrato. Vabbè, parlo lo stesso. Ecco, io comunque sono devoto a Padre Pio e a mia moglie. Avevo già detto che sono e sarò l'avvocato di tutti gli italiani. A questo punto sarò anche il monogamo di tutti i disperati e di tutte le disperate che mi ascoltano ogni giorno. Come andrà a finire la faccenda sentimentale fra la Merkel e Mattarella, non lo so. Noi andiamo avanti e vediamo come andrà a finire. Un saluto dal vostro Giuseppe Conte.